Guardians of Ga'ul è il nuovo film diretto da Zack Snyder, il regista di 300 e di Watchmen. Un film sorprendente in cui troviamo il 3D utilizzato al suo massimo per raccontare una storia di Goofy buoni e Goofy cattivi che entrano in un conflitto quando un gufo detronizzato molti anni prima decide di conquistare il potere e vendicarsi dei suoi antichi nemici, che sono i leggendari guardiani di Ga'ul, uccelli che vivono su un'isola in mezzo al mare e che devono essere raggiunti da Soren, un piccolo gufo che insieme a un gruppo di amici, un po' come accade nel Signore degli Anelli, una piccola improbabile compagnia di amici, va a chiamare questi custodi del bene e a convincerla a intervenire contro i nemici. La leggenda narra di un manipolo di nobili guerrieri che hanno giurato di sconfiggere il male e difendere il nostro regno. Ma essi restano celati nelle nebbie di Ga'ul, nascosti a tutti, fuorché a coloro che alla leggenda credono. Smettila, eh? Le farai venire gli incubi. Ma questa è la parte che preferisco. Hai la testa tra le nuvole, Soren, piena di storie e di sogni. Non c'è niente di male nei sogni. Un po' Guerre Stellari, un po' Il Signore degli Anelli, Il Regno di Ga'ul, La Leggenda dei Guardiani, è un film che sorprende il pubblico per la sua capacità di portare lo spettatore in una storia sicuramente non nuova e dall'eco, forse perfino shakespeariana, molto forte, però raccontata in maniera nuova attraverso una grande regia, appunto, di Zack Snyder, che peraltro sarà il regista del prossimo Superman, e una tensione, un ritmo estremamente interessante. Cosa ha detto? Che siamo a metà strada! Da notare che il regista, ancora una volta, riesce, utilizzando un immaginario visivo estremamente affascinante, a coinvolgere lo spettatore in una storia che è ambientata in un passato mitico e leggendario, forse perfino di più, dei suoi pennuti e anche simpatici protagonisti. Mi immagino di stare sul ciglio di un grande dirupo con i guardiani pronti a dar battaglia. Dai, facciamo una gara. Che sta succedendo? Dobbiamo trovare i guardiani. Sono gli unici che possono salvarci. Siamo un'unica famiglia adesso. Li troveremo insieme.